È stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Sindaco De Magistris e dal Presidente De Luca, a deporre al Maschio Angioino una corona di alloro in memoria di tutti i martiri e gli eroi delle quattro giornate di Napoli. Un episodio unico nella storia italiana ed europea. Per quattro giorni, dal 27 al 30 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, i napoletani insorsero contro i tedeschi e riuscirono da soli a liberare la loro città dall'occupazione nazista. Da soli, senza esercito, combattendo per le strade non soltanto con armi vere, ma anche con mobili, materassi, vasche da bagno e altri oggetti che venivano gettati dai balconi e dalle finestre per sbarrare la strada alle truppe tedesche. Le quattro giornate valsero alla città di Napoli il conferimento della medaglia d'oro al valor militare, una medaglia assegnata a tutti i protagonisti e alle loro storie. È stata una bellissima mattinata con i ragazzi della scuola, con le insegnanti a Napoli, a Ponticelli, nel giorno iniziale delle quattro giornate, quindi qui a ricordare come questa città ha nel DNA la resistenza e la lotta per i diritti civili e per la libertà. Poi ho apprezzato il discorso del Presidente, è stato bellissimo. Lui ha fatto un discorso molto bello, molto profondo, pieno di cultura, di incitamento ai giovani a non mollare mai, a rialzarsi, a essere i protagonisti, molto mezzogiorno, molta dignità, veramente una mattinata bella, piena e ricca, come merita questa città, con i suoi mille colori.